Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Il titolo del mio intervento è Demografia dei paesi mediterranei. Allora, cerchiamo di capire quali sono i messaggi che in qualche modo vengono trasmessi dai dati statistici, quindi documentati, rispetto a quella che è, che sarà, l'evoluzione demografica nei paesi del Mediterraneo, considerando le diverse sponde e i cambiamenti e le conseguenze eventualmente che si possono immaginare dietro a questi cambiamenti. Cercherò quindi di essere estremamente sintetico, ma vado un po' per messaggio. Allora, il popolo del Mediterraneo, che dinamica, che prospettive, e voilà. Prima osservazione. Bene, quella è la popolazione mondiale, i 3 miliardi degli anni 60 che vanno, che a un secolo di distanza arriveranno a 10 miliardi. Il Mediterraneo, 250 milioni più o meno, che via via salgono, oggi siamo intorno al mezzo miliardo, arriveremo a 600. In sostanza anche il Mediterraneo cresce, ma non cresce con la stessa velocità della popolazione mondiale. Quindi la prima sensazione è si va nella stessa direzione, ma cerchiamo in qualche modo di separarci. Lo dimostra ovviamente il fatto che la percentuale, il peso relativo della componente popolazione del Mediterraneo, parlo dei 23 paesi che si affacciano, tanto per capirci. Ebbene, a livello mondiale si va scendendo, no? Era quasi l'8, diventeremo il 6 qualcosa. Se andiamo a considerarlo però nel contesto, cioè in sostanza i paesi del Mediterraneo e ciò che gli sta intorno, vale a dire di fatto l'Europa, il Nord Africa e l'Asia occidentale, ebbene, ecco, quei tre, all'interno di quel gruppo, di quei tre blocchi territoriali, la quota del Mediterraneo cresce. Vedremo poi anche di capire in base a chi. Cresce in maniera diversificata, cioè il baricentro si sposta. E per capirci, questa è la composizione percentuale all'interno dei paesi del Mediterraneo, dei 23 paesi che, come vedete, sono elencati là sulla destra. La linea nera sono i paesi della sponda nord. Erano il 61%, oggi siamo scesi già al 40 scarso, arriveremo al 25. Contrariamente, la sponda nord, vale a dire l'Africa, il Nord Africa, ma anche la sponda est, quindi la parte asiatica, sono destinati a crescere e a conquistare un ruolo, una posizione via via crescente. Quindi il primo elemento da considerare è che stiamo spostando il baricentro in quella direzione. Come mai? Quali sono le spiegazioni? Abbastanza ovvie. Tutte le volte che cambia una popolazione, cambia per effetto di due componenti, la componente naturale e la componente migratoria. La componente naturale vuol dire nati e morti, in poche parole. Ecco, quello che vedete qui è la perdita di vitalità tipica dell'area nord. Questa è la differenza nati e morti, quindi è il tasso, o meglio, la differenza tra il tasso di natalità nati per 1000 abitanti e il tasso di mortalità morti per 1000 abitanti. Quindi è, diciamo pure, la differenza in termini di evoluzione naturale per ogni 1000 abitanti. Ci sono tutti i nomi, non sto adesso a sottolinearli. La linea verde, cioè quelli verdi, sono quelli dell'Asia, per capirci. Poi via via quelli blu sono quelli del Nord Africa e poi vedete sotto quelli neri, che sono quelli del Nord. Il rosso vuol dire che da valori positivi diventano negativi. Insomma, in poche parole, da qui si coglie in maniera piuttosto evidente una tendenza, o meglio due tendenze. Da un lato questo benedetto saldo naturale, anche quando è positivo, però va via via riducendosi. Quindi un'attenuazione di vitalità anche a chi è vitale. Secondariamente il cambiamento in termini direzionali, cioè la parte nord va via sempre più nella direzione dell'avere una differenza negativa, quindi più morti che nati. Per darvi l'idea, l'Italia l'anno scorso è andata a meno 320.000 come saldo naturale, quindi 320.000 morti in più rispetto ai nati. E credo che quest'anno non è che andrà molto meglio la cosa, a giudicare dei primi risultati. Quindi questo è un po' il quadro, effetto naturale, quindi perdita di vitalità. Secondo elemento, se riesco a farcela, posso farcela. Allora, o meglio, cosa c'è dietro? E questo è abbastanza interessante perché in qualche modo aiuta a capire l'evoluzione della popolazione mondiale, cioè la transizione demografica. La transizione demografica è una teoria, mettiamola in questi termini, che ci dice semplicemente una volta la popolazione non cresceva tanto perché il primo miliardo di abitanti risale al 1850 sulla Terra,
Quindi da Adamo ed Eva in poi ne è passato di tempo. Ebbene, una volta nati e morti, quindi natalità e mortalità, erano entrambe alte, si pareggiavano. Ogni tanto una superava l'altra e arrivavano le crisi e quant'altro, in qualche modo si risestimava la crescita, che non era eccessiva. Poi a un certo punto arriva la transizione, cioè sostanzialmente gli esseri umani, rivoluzione industriale e via andare, scoprono come intervenire sulla mortalità, soprattutto quella infantile. Quindi la mortalità si abbassa, quindi non servono più 10 figli per averne 3 adulti, come succedeva un tempo, ma la popolazione, le famiglie non se ne rendono conto. Quindi continuano a fare 10 figli, anche quando ne basterebbero meno. E quindi di fatto la mortalità scende, la natalità continua su livelli alti, poi nel ricambio generazionale in qualche modo si abbassa anche lei. E finisce la transizione, si ritorna su livelli in cui le due cose coincidono, ma diciamo ad un prezzo più basso, cioè c'è un equilibrio a bassa mortalità e ovviamente bassa natalità. Ecco, questa è la transizione demografica. Noi, diciamo Europa, ci abbiamo messo un secolo abbondante a vivere questo cambiamento. La scommessa, quando si va a parlare di blocco della crescita della popolazione mondiale, cioè a un certo punto dice ci si fermerà col crescere, la scommessa è quella di immaginare che anche quei paesi, in particolare l'Africa per capirci, che vive ancora la fase di transizione, più rapidamente di quanto a suo tempo abbiamo fatto noi, completino il processo. Quindi quando leggete le previsioni delle Nazioni Unite che dicono come andrà a finire la storia, normalmente c'è dietro un'ipotesi che il processo di transizione demografica verrà completato e magari anche abbastanza rapidamente rispetto a quella che è stata l'esperienza passata. Ecco, il gioco che c'è dietro a ciò che andiamo a vedere è proprio questo. Quindi abbiamo visto la vitalità si sta riducendo. Qui c'è un esempio di applicazione del processo di transizione. Vedete, sono due elementi. Da un lato è il numero medio di figli per donna, cioè la fecondità. Ora, siamo passati, questo è Nord Africa e Asia occidentale, lasciamo da parte il nord che sappiamo come sta andando, ebbene i due che crescono, che crescevano e che continueranno un po' a crescere, saranno queste due grosse aree, rispetto alle quali si è passati da 6 figli per donna a valori intorno ai 2-3 scarsi, un po' meno di 3, e ci si augura, ci si aspetta che in prospettiva si arriverà, diciamo, all'equilibrio generazionale, ai 2 figli per donna. Quindi la tendenza è meno nati, meno fecondità, dall'altro lato meno mortalità, cioè allungamento della sopravvivenza. Da un'aspettativa di vita di 42 anni, soprattutto per effetto della caduta della mortalità infantile, siamo già arrivati a 72, quindi sono 30 anni guadagnati. Siamo ancora sotto i livelli della sponda nord, però la direzione è questa. Ecco, quindi questi dati confermano che il processo va avanti e magari dicono anche, ed è la linea nera continua, che accanto a questo processo c'è un altro fenomeno da mettere in conto, che va avanti ancora molto lentamente in queste aree, che è l'invecchiamento della popolazione, cioè la maggior presenza della componente anziana, che inevitabilmente va in parallelo rispetto ai processi di completamento della transizione. Ecco, questo è, dal punto di vista demografico, ciò che sta accadendo. Dal punto di vista invece, quindi movimento naturale, movimento migratorio, cosa c'è qui? Qui c'è, in maniera un po' provocatoria se volete, il confronto tra delle previsioni fatte nel 90 da autorevoli studiosi che avevano immaginato cosa poteva succedere all'inizio del nuovo secolo. E allora abbiamo confrontato ciò che è stato previsto con ciò che si è accertato per alcuni paesi, li vedete indicati lì. Allora, come vedete, in molti casi c'è una differenza positiva, cioè guarda caso abbiamo trovato più gente di quanta se ne prevedeva negli anni 90 e questi sono la Spagna, la Francia, l'Italia e via andare. In altri paesi ne abbiamo trovata meno di quanta se ne prevedeva. Allora, ovviamente qual è la spiegazione di questo gioco? Il flusso migratorio. Cioè, nei paesi, qui ci sono alcuni della sponda nord dell'Africa, in questi paesi c'è stata una forte emigrazione che è andata a finire nei paesi, scusate, della sponda sud, è andata a finire nei paesi della sponda nord. Lo vediamo ovviamente in Italia. In Italia abbiamo 5 milioni e 50 mila residenti stranieri oggi. Nel 1981, al censimento dell'81, erano 211 mila gli stranieri e non erano peraltro provenienti da questi paesi.
Quindi è chiaro che c'è stata un'evoluzione. Aggiungo che 1.600.000 stranieri sono non più stranieri perché sono italiani. Quindi se li mettiamo assieme ai 5 milioni di prima è un peso considerevole. Un giochino che mi è piaciuto fare è quello di fare un'operazione di questo genere. Cioè io prendo in due quinquenni successivi, per esempio, non so, la popolazione in età 20-24 e la popolazione in età 15-19 di 5 anni prima. Queste sono età nelle quali fortunatamente non si muore, o si muore molto poco, ovunque. Ebbene, se uno fa la differenza tra quanti ne hai tra i 20 e i 24 anni e quanti ne avevi prima tra i 15 e i 19 anni, cioè quegli stessi, scopre che ne ha di meno. Quanto di meno? E sono quelle cose lì che vedete. Cioè, in sostanza, questi paesi, Algeria, Marocco, Libia, Tunisia, hanno via via nei diversi quinquenni, in modo differenziato per la verità, sia rispetto all'età che rispetto ai paesi, via via perso popolazione che non c'è più, che non si è trovata più a distanza di 5 anni nella classe di età di 5 anni più vecchi, non c'è più perché? Perché è andata da un'altra parte. E quindi in sostanza abbiamo perso risorse che è anche, cioè non dimentichiamo che quando parliamo di emigrazione non è solo un problema per chi riceve gestione, è anche un problema per da dove vengono, perché perdono delle risorse, spesso anche qualificate, che forse farebbero comodo o potrebbero essere valorizzate sul territorio. Questa è la stessa cosa che vedete per i quattro paesi, tutto il blocco dell'insieme della 15-44 anni. E come vedete siamo tutti, quasi sempre, salvo qualche rarissima eccezione, sotto la soglia dello zero, quindi perdita di popolazione per tutti. Vado avanti velocemente, se riesco. Ecco, adesso fissiamoci un attimo sui big. Cioè, quelli sono, pigliamone due big al nord e due big altrove. In sostanza, pigliamo Francia e Italia da una parte, Turchia e Egitto dall'altra. Ecco, questi sono quelli che contano in termini di demografici, di popolazione. Allora, come vedete, negli anni 60 eravamo lì più o meno tutti, anzi, la sponda nord, Francia e Italia, andavano decisamente meglio rispetto agli altri. Poi a un certo punto, e in prospettiva sarà così, c'è l'esplosione dell'Egitto. No, 100 milioni che andranno a 180. Sono previsioni delle Nazioni Unite, dice ma sarà vero o non sarà vero? Magari non è esattissimo, ma la tendenza mi sa che quella è e quella rimane. Discorso abbastanza analogo, anche se un pochino più frenato, per la Turchia. Dall'altro lato la Francia tiene, perché la Francia sul piano demografico insomma è sensibile da tempo ai problemi della demografia, tiene molto meno l'Italia, no? Secondo le previsioni Istat, le ultime, noi perderemmo 13 milioni di abitanti da qui al 2080, di cui 10 milioni in età lavorativa, incidentalmente. Quindi è chiaro che il grande paese rischia di non essere più un grande paese in termini di popolazione. Ebbene, questi sono gli andamenti dei tre. Il peso relativo, se li mettiamo tutti insieme, non cambia. Quindi alla fine, scusate, i tre e i quattro. I quattro insieme pesano più o meno, no, il 59-60% circa. Però quello che cambia è la loro composizione interna. E quindi questo cosa vuol dire? Quando dicevo prima l'asse si sposta, e naturalmente il sud e l'est, rappresentati in modo importante da queste due grandi nazioni, acquisisce un ruolo importante. Quindi questo è un elemento da mettere in considerazione da tanti punti di vista. Ecco, voglio chiudere con una considerazione che magari a qualcuno sembrerà un po' folle, ma l'idea del patrimonio demografico. Cioè, se io prendo una popolazione per età e prendo una tavola di mortalità, si chiama, cioè un qualcosa che mi dice alle diverse età qual è l'aspettativa di vita. Allora, immaginate di avere quante sono le persone di 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, anni, magari distinguendo maschi e femmine, e di avere anche alle diverse età quali sono le diverse aspettative di vita. Allora, mettete insieme queste due informazioni, moltiplicate il numero di persone di una certa età per gli anni di aspettativa di quell'età. Fatelo per tutte le età e fate la somma. Ciò che ottenete sono miliardi di anni vita, cioè il futuro di quelle popolazioni. Cioè, quanti anni di futuro ha l'Egitto?
Cioè la popolazione dell'Egitto alle condizioni di sopravvivenza di oggi, quindi uso le aspettative calcolate oggi, la popolazione dell'Egitto quanto futuro ha davanti a sé? Risposta, 4,9 miliardi di anni vita. La Turchia ne ha 3,8, la Francia ne ha 2,7, l'Italia ne ha 2,3. Quindi questo è, vogliamo chiamarlo, il patrimonio demografico, cioè l'aspettativa di futuro che una popolazione ha davanti a sé. Il gioco può essere ancora più perverso. Noi potremmo scomporre gli anni di futuro definendo opportunamente i confini, che so io, fino a 20 anni si studia, si impara. Da 20 a 67, prendo l'Italia, da 20 a 67 si lavora, o si è, se si vuole, si lavora, comunque si è in età lavorativa. Da 67 in poi si ha carico in pensione. Allora, scomponiamo i miliardi di anni di futuro in quelle tre componenti e le vedete lì. Perché è interessante questa cosa? Perché provate a confrontare l'Egitto con l'Italia. Il rapporto tra quelli, il totale di anni al lavoro e il totale di anni in pensione. Ecco, perché questo è un segnale che il dato statistico ci mette sotto mano per capire la potenzialità di un paese. Cioè, prima si parlava dei marziani, arriva l'astronave dei marziani e vuole portarsi via una popolazione per farla rendere, certo, secondo me si porta via l'Egitto, perché quelli sono vitali, cioè quelli li posso, passatemi in termini, sfruttare. Se si porta via l'Italia, dice, questi li devo mantenere, giusto? Ecco, allora, questo tipo di informazioni ci fanno vedere però ancora una volta che esistono due realtà diverse nella sponda nord e nella sponda sud, anche nella Francia, che in qualche modo ha la sua bella attenzione alla demografia. Vado a chiudere. Ecco, lo stesso giochino di cui parlavo adesso, se ragioniamo in termini di percentuale di patrimonio demografico, diciamo potenzialmente al lavoro e potenzialmente in pensione. Perché è interessante? Perché, allora, ripeto, l'Egitto 70 contro 15%, l'Italia le cose sono diverse. Tant'è che il grigio, che è il rapporto, cioè quanti anni di pensione per ogni 100 anni di lavoro, per capirci, non ci dice ancora che abbiamo una prospettiva di pareggio, ma non è che siamo lontanissimi. Quindi quando decidiamo di fare una sorta di bilancio di natura previdenziale per capire quanto regge il sistema, ecco, questo tipo di informazioni un qualche suggerimento ce lo danno. Poi il gioco si può fare ovviamente per tutti gli altri paesi, ma io non l'ho fatto. Vado a chiudere. Se noi valorizziamo queste informazioni anche in un altro modo, e cioè l'età media di una popolazione, i 46 anni per l'Italia, sono mediamente quanto abbiamo vissuto, cioè quanti anni di vita, se volete, di esperienza abbiamo maturato. In base al patrimonio demografico di cui parlavo prima, noi possiamo anche stabilire quanti anni mediamente ci restano ancora da vivere. No? Basta prendere il totale del patrimonio, dividerlo per il numero di abitanti. Prendo il caso dell'Italia, 46,1 è la vita vissuta, età media, 38,8 se non dico male, e sono gli anni ancora mediamente da vivere. La durata della vita è la somma dei due, quindi è chiaro che da noi, Italia e Francia, la vita dura di più, la vita è più lunga. Però la proporzione tra le due grandezze è diversa. Allora, il messaggio finale, e con questo chiudo, il messaggio finale è questo. Un popolo può essere investitore o manutentore. Cioè, prendiamo l'Italia. L'Italia ha vissuto 46 anni oggi e ce ne ha davanti 38. Quindi la strada da percorrere rispetto a quella già percorsa è quella da percorrere di, cosa abbiamo, 8 anni circa in meno, dai, diciamo così. Quindi abbiamo fatto più strada di quanta ce ne resta. L'Italia del 1951, miracolo economico, era esattamente il contrario. La vita era più corta, ma la strada da percorrere era più lunga rispetto a quella già percorsa. Qual è la differenza di atteggiamento? Un popolo che ha una strada lunga ancora da fare, mediamente, che fa? Si rimbocca le maniche. Se deve fare un sacrificio, lo fa perché dice tanto
avrà un ritorno, investe. Quindi diciamo c'è il popolo di investitori e quindi in qualche modo non vive nel presente ma vive con una prospettiva di futuro. Il contrario avviene quando la strada da percorrere è inferiore rispetto a quella già percorsa, perché allora a quel punto diventa manutenzione. Cioè, chi me lo fa fare di fare la quinta metropolitana a Roma se poi devo vivere in mezzo a quel che ne viene fuori e ho 70 anni? Questi non finiscono la metropolitana e io non ci sarò più quando hanno finito e potrò beneficiarne. Quindi capite, la tentazione del dire vivo nel presente perché tanto non ne vale la pena, non vale la pena di imparare il cinese, anche se magari fra qualche decennio servirà. Perché tanto fra qualche decennio chissà dove sono. Ecco, allora, questi quattro popoli che avete qui davanti sono in qualche modo la contrapposizione tra due realtà in cui la demografia ci dice possono essere popoli investitori e quindi in qualche modo giocano nel futuro, oppure possono essere popoli manutentori e quindi vivono nel presente. Ecco, se vogliamo metterli in positivo, la scommessa e il suggerimento che mi sentirei di dare a chi in qualche modo è in grado di decidere è che anche se noi non siamo messi benissimo, credere ancora comunque nel futuro, questo è quasi indispensabile se vogliamo veramente migliorare la qualità della vita. Il finale della storia è questo. Questa è un po' la diagnosi che poi è il riassunto di quello che ci siamo detti. La crescita va differenziandosi, l'abbiamo visto. Lo spostamento del baricentro, e anche questo è stato chiaro. L'esistenza di paesi, diciamo, dei grandi, in maniera diversa dalla sponda sud-est rispetto alla sponda nord e le diverse prospettive che derivano da una struttura per età che in qualche modo deve esercitare i suoi effetti da tanti punti di vista. Vi ringrazio per l'attenzione.